I piccoli porticcioli, nel caso specifico quelli blei, sono sempre i primi a subire le conseguenze dei fenomeni naturali. Difatti, sia le condizioni climatiche sia i problemi di insabbiamento non rendono facile la situazione. Non a caso, ieri mattina a Pozzallo, nel Porto Piccolo, si è verificata una mareggiata che ha causato alcuni danni alle strutture del porto e anche alle imbarcazioni presenti, molte delle quali erano ancorate. La forza delle acque ha con violenza travolto le piccole imbarcazioni ormeggiate, capovolgendole e trascinandole via. Una forza di rompente che si è anche abbattuta sul pontile, danneggiandone diverse parti. Il gruppo I Marittimi Pozzallesi nel Mondo ha condiviso su Facebook il video che state vedendo e che testimonia i danni causati dall'onda anomala, il cosiddetto marobbio. Un fenomeno comunque per il quale ancora non si è del tutto preparati e per il quale si cercano ancora delle soluzioni per prevenirne delle conseguenze gravi. Non è la prima volta infatti che si registrano fenomeni del genere e i marinai invocano pertanto l'installazione di barriere di protezione o altre accorgimenti volte ad evitare il peggio, ma per procedere in tal senso occorrono tanti soldi e non si sa a quali fondi attingere. I danni subiti sono stati comunque consistenti.